signora, guardi un po', queste sono le cose. Voleva andare a prendere i sacchi, come te la dovevi? La rosa Rita Hayworth, la via di la rosa e la Rita. Sei bellissima. Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da sporto, grazie. È una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangerò prima del gialletto. Pesce Azzurro Drive. Fatti guidare dal gusto. Dall'età di 15 anni, è in età avanzata e non può mai saltarlo, purtroppo gli ha spostato l'appuntamento, non abbiamo, è solo da solo. Questa sera sono da solo e quindi cominciamo subito, perché comunque la puntata sarà frizzante e divertente, e chiamo subito il primo concorrente! Iniziamo! Prego! Prego, guardi la telecamera, là, sera. Buonasera! Tu hai la telecamera? La telecamera è là. Mariano, è bello qua. Oh, bene, piace, eh? Bello, piace tanto, sì. Deve stare a... si dice a... capito? Verso la telecamera. Verso la telecamera. Tu hai le telecamere? È là, non la vedi? Ah, questa è la telecamera? Sì. Ciao, saluto tutta Fai Correre Marittima. Buonasera a tutti. Venga. Come si chiama? Molto piacere, io mi chiamo Mirko Ioni. Mirko Ioni? Sì, Mirko Ioni. È staccato, Mirko Ioni. Mirko Ioni, bene, un piacere. Se viene da Fai Correre Marittima, esatto. Sì, da Fai Correre Marittima. Sente la puzza degli idrocarburi, sto proprio dalla terra della raffineria. La puzza, se serve. E niente, vengo da Fai Correre Marittima, mia moglie si chiama Clementina e mia figliola si chiama Clementino. È una personalità molto forte. E niente, ho lavorato in una carrozzeria, ho lavorato in una fonderia, ho lavorato in una merceria e l'ultima volta è un mese che lavoro in una macelleria. No, perché lavori in rima, mi sembra. È vero, tutti in fonderia. Mi manca la cartoleria. Lo sono per Dio. È vero. Bene, allora. Sì, io vedo la trasmissione. Voglio vincere, attenzione, non fate giochini, non mi fregate, qua vinco tutti. Sono venuto apposta per vincere, tanto però. No, perché c'è tempo. Passi il tono, qua vincono tutti, non c'è problema, gioco. C'è tempo dato, ha capito, sono agitato. Scelga una pentola. Non scegliere una pentola? Certo. Ma come funziona? Mi spiega un attimo. Allora, noi lanciamo la slot machine. Sì. Ma siccome lei non viene agitato, può anche scegliere prima la pentola. Poi, che c'è? Ma soffro un po' di claustrofobia, mi sento un po' secondo. Allora, noi lanciamo la slot machine, sì. Esce un piatto. Sì. Poi lei sceglie una pentola. Sì, quello che c'è. Sì, trovo. È bello. Mi piace? Molto, mi piace molto. Le posso mettere a sedere il tetto? Certo. Prima però... Prima cosa? Allora, io facciamo un cambio. Sì. Prima di lanciare la slot machine, questa sera, lei può scegliere con la pentola. Ah, più... Prenda una di queste pentole. Sì.
Io sei in Italia perché ci ho avuto una fidanzata. Tuttora è fidanzato? Sì, sposato? È Clementina. Ah, Clementina. Ah, è sposato. Ho una storia d'amore negli anni 70. È contenta sua moglie, poi comprende la vento al... Sì, Senigallia. Senigallia. Sì. Faccia piano, sì. Pesante. Cosa devo fare? La mette lì, sulla cassa. Sì. Dove vado? No, dove vado? Dove vado? Dove vado? Qua. Ecco. Oh, sì. Bene, si può accomodare. Bene. Si accomodi su provo. Sì, si secca. Ecco. No. Si senta sul cuscino. Ah, proprio qua, io non so, non penso a pezzo tutto il tutt'ora. Hai capito, sul bracciolo si siede. Non sono esperto. Ecco qua. Ecco, però, no, ma si senta dritto, dritto. Però, oh, cos'è, l'acquario, quello, c'è il pesce, c'è. Allora mi si sente, Mirko. Ecco qua. Ecco, Mirko va. Ci siamo, no! Non alzi il coperto! Adesso noi lanciamo la slot machine, sì. E poi vediamo. Oh, mi raccomando, voglio vincere le burrete, il fritto, i sughi, tutto, dai! Slot machine! Slot machine! Cos'è, oh? Cos'è, cavolo? Mi dispiace, perché è uscita la lista. Cosa vuol dire la lista? Che ha perso. Ho perso tutto. Nel senso che non andiamo avanti con il gioco perché uscita la lista e ha perso. Ma che storia è questa? Il gioco con Serigi, che gioco è, scusi? No. Beh, è la fortuna, questo è il gioco di fortuna, vedi, arriva qua. No, questo è uscita. Io vengo qui, sono venuto da Tancurara, ci ho messo 2 ore e mezzo col traffico. Succede? E non mi fate vincere. Il gioco è fortuna, no? No, adesso no. La fortuna è? No, ma 5 minuti. Allora, la fortuna com'è? La fortuna è? È sorda. No, è cieca. È cieca. Che è sorda. Adesso io mi frego la pentola, questa me la porta a casa. No, la porta a casa. No, e questa mi frega a me. Ma la metta giù, per favore. Ma guarda, la puoi mettere qua. La puoi mettere qua. Ma faccio il cambio, non si vince niente. No, adesso lei, allora, le diamo un'altra opportunità. Sì. Un'altra opportunità, possiamo fare la penitenza. Sì, perché? Ah, c'è pure la penitenza, la fate giocare che fate la penitenza. Sì, perché ti mette, diamo una opportunità, una possibilità di vincere con un premio. Va bene. E quindi diamo una penitenza. Cosa fa? Che mi frustrate? No, penitenza. La penitenza. Sai qual è la penitenza? E qual è? Devo cantare, so cantare. Sa cantare? E so cantare. No, però questa sera non hai canto. Sì. Questa sera è un verso. Un verso? Sì, perché noi siamo... Cos'è? Le poesie? Non mi piace. No, è un verso di Guarnale. È semplice, ma è facile. È facile. Lei sta a dove sta lei? A Falconara Marittima. E allora avrà visto i gabbiani. I gabbiani? No? È a Pietro i gabbiani. E allora? Certe robe me le lasciano davanti a casa. E allora noi, al nostro concorrente, al primo concorrente di questa sera, chiediamo, sì, per vincere il premio, visto che è andata male, di imitare il verso del gabbiano. Il gabbiano, sì, faccio. Proviamo? Anche pure me la faccio. Provi. Bra, 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 bra. Che bra? È gabbiano. Ma no, bra è il pubblico registro automobilistico. Bra, 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 bra. No. E come? Ma no. Bra, bra. E come? No, ma scherzo. Ma no, allora di lei. Cosa ho vinto? Questa penitenza che ho fatto il gabbiano allora dai. Cosa ho vinto? Di un po' cosa ho vinto? Niente, perché... Ma come niente? No, ma non ti fanno a me, hai capito? Sì. Io sarei molto contento di dare un premio. Sì, okay. È che proprio qui c'è il notaio. C'è il notaio? Allora, chiediamo... Dov'è il notaio? Ci sono tutti... Dov'è il notaio? Vuoi discutere con il notaio? Chiediamo al pubblico della tribuna, vediamo se proprio vogliamo dare... per buono questo verso di Gabbiano, pollice su o pollice giù? Vediamo. Non sono filato. Vedete cosa di pollice? Non è pollice, così su. No, sono giù. È tutto su. Sono giù. E non mi mette niente. Allora, non è vero che si tratta che... Non va bene, uscire. Non va bene, mi dispiace. Non va bene per niente. No, è sia caldo, è un gioco. Chi è che organizza sta baracca? È un gioco. È un gioco. Cosa? È un gioco! Ve denuncio tutti sto gioco! Ci avete i quadrini, perché io c'ho un avvocato del Falconera che è molto potente, ha capito? Ci avete i quadrini? Sì, allora questo è l'avvocato!
Ma che discorso è? Adesso mi metti un dentro al becco. No, allora facciamo così, venga qua. Mirko, venga qua, per favore. No, è un gioco, dobbiamo stare in legge. No, dici. Facciamo così. Che come premio lei conduce con me la serata. Va bene? Posso stare. Va bene? Tira il sacco, ma c'è sto, dai. Allora, va bene? Ci siamo, è andata male con il primo concorrente. È andata molto male. Adesso però è un'allegria. È un'allegria. Dobbiamo continuare la puntata, capito? Ma un sughetto mi avete dato, cosa allegria? Che vince cani e porci in sto gioco. Dai. Non aveva fortuna. Capita che uno la fortuna non ce l'ha. Non ce l'ha. Dai. Allora, continuiamo. Se l'abbiamo spazzato, No, deve solo sorridere. Sorridiamo, sorrida, lei ha capito bene, giro, e lanciare lei il prossimo concorrente. Sì, il prossimo concorrente! Ecco, prego, venga! Questo è il gioco dei dannati, prego, s'accomodi! Venga! Ecco, benvenuta, prendi il microfono! Ecco qua! Ecco, come si chiama? Sara! Sara, e poi? Sì! Sì, bene, siamo qua, non abbiamo niente da nascondere. Può anche dare un nome falso, se vuole. Sara Montesi. Sara, ha visto che brutta cosa che mi è successa? La fortuna. Ha visto che brutte persone che ci sono. Mi scusi, Sara, io le avevo detto che poteva stare qui sempre. Però in allegria per continuare la trasmissione. E qui tutti allegri si faccia. Non si vince niente, perché uno pensa di arrivare qui, vince, cuffanetti, i sughi, niente. Si vince. Beh, per la fortuna, è un gioco. Vediamo, un gioco. La fortuna com'è, Sara? È cieca. È sorda, lui. È cieca. È proprio... Bene. Maria, è sorda. Sì, bene, sordo butta, prego. Allora, potete accomodarmi? Accomodati il trono. Ecco, bene, quindi... Vieni, Sara, accomodati. Prego, Sara, si accomodi sul trono. Ma come sei seduta ora? Ha visto, ma solo lei. Io non ho capito. Sono già varie puntate che facciamo e solo lei non sa come sedersi sul trono. Bene, ci siamo, possiamo lanciare con il concorrente per questo secondo concorrente, la slot machine. Bene. A questo punto, Sara, noi dobbiamo scegliere una di queste pentole. Ogni pentola, vede, ha un nome, corrisponde ai ristoranti del Pesce Azzurro che sono dislocati tra Marche e Emilia Romagna. Questo è e vai, il prossimo ristorante in apertura ad ottobre a Faro in Via delle Querce. Bene, scelga una di queste pentole. Non ti frega. Io siccome sono sbrigaria. Brava, hai già avuto una finalità. Scelgo. La pentola che? Sbrigaria. Bene, ecco qua. Sbrigaria, Mirella si chiamava, tanto carina, stava la storia d'amore bellissima. Ma aspetta, la conosco. Mirella, conosci. Ma come? Ma è quello che c'è di cose? È uscito il fritto di calamari. Oh, ma essa sì, per poter andare avanti nel gioco dobbiamo avere qua il fritto di calamari. Ecco. Quindi noi adesso scegliamo una pentola alla volta, scoperchiamo le pentole vedendo che cosa si trova all'interno, sperando che non ci sia il fritto di calamari. È chiaro il gioco? Certo. Essendo uscita la slot machine di tutti i calamari, dobbiamo averlo qua. Bene, ci siamo, possiamo cominciare, andiamo a scoperchiare la prima pentola. Prego. Guarda, Sara, sarà un'esperienza brutta per noi. Cattolica. Vediamo. Lei ha detto cattolica. Cattolica? Ha detto cattolica. Apriamo il corrente di cattolica. Ci sarà il fritto di calamari? No! Risotto ai frutti di mare! Vai, Sara! Bravo, Sara! E continuiamo!
vediamo con calma, con calma. Vediamo. Vediamo, abbiamo il drive, abbiamo Fano, abbiamo e vai, e Rimini. Cosa scegliamo? Rai mai mai. Rai mai mai. Rai. Rimini, 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 vediamo che cosa abbiamo qua. Che cosa abbiamo qua? Guarda, se c'è il fritto, vede non c'è pure sale, eh? Dai, c'è il frigo. Ma denuncio a Mirko. Salmoncini! Che stiamo andando bene. Stiamo andando bene. Restano tre coperti da aprire. Vai. E vai. E Faro. Cosa apriamo? E vai. E vai. Com'è che stiamo? E vai. E vai, e vai, e vai, lo sapevo. E dai, no, lo sapevo, questo, questa è la polenta, polentina, ai frutti di mare, andiamo, avresti visto? Ha visto, cosa ha visto, cosa ho visto? È questione di fortuna. Ah, è fortuna, bravo. La fortuna, me la pagherete. Bisogna essere baciati. Io cos'ho la mia faccia? Cosa c'è in faccia? Cosa ho davanti agli occhi? Gli occhiali. Esatto. Porca boia, allora la prossima volta vedo gli occhiali. Esatto. A questo punto, Sara, per poter vincere, dobbiamo fare in modo di trovare un piatto che non sia, no? Che non sia il fritto di calamari. Cosa c'è rimasto? Cosa abbiamo? Faro o drive? Faro o drive? Fano o drive? Io direi fan. Fan. Lei è un po' inglese. Fan. 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 Vediamo. Fan. Vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo, vediamo, vediamo. Alla slot machine è uscito il fritto di calamari. Per vincere Sara deve fare in modo che in questo coperchio non ci sia il fritto di calamari. Non lo so, Mirko. Venga qui, Mirko, venga qui. Dai. Guarda. Venga qui, Sara. Venga di qua, Mirko, Sara. Venite, venite qua. Uno di qua, uno di là. Allora, se c'è il fritto, te veniamo. Io e Sara. Lei, io. Veniamo, te veniamo. Allora, noi eravamo d'accordo. Aspettiamo fuori, te veniamo. Io. Noi eravamo io d'accordo. Io mi dissocio. Sì, no, è chiaro. È che lui è un concorrente esagitato. E io ho sbagliato a dirgli di continuare, comunque vediamo che non abbiamo la muretta, quindi Sara venga al centro Sara, perché lei ha vinto il premio massimo che si possa vincere al quiz show del pesce azzurro. Cacciapiano. Ma che cosa c'era? Vedi questi, le robe, te di scuola, te fanno la testa così e poi te la metti in quel posto, hai capito, Sara? Questi tre miei, non ti fidare. Non mi fiderò la prossima volta. Dai, è questo. Sta zitto? Sì. Allora, perché qua, l'avevo già visto che c'era zitto, capite? Allora, l'avevo già visto che c'era zitto. E io volevo dire drive. Ho capito, ma se lei viene, mi deve far fare cosa vera. Io le ho detto di stare qui insieme a lui in compagnia, no? Ho capito, io approfittavo della distrazione. E non è stato mio per me. Scusa di tu, Sara. Ha capito? Che non è colpo di scena fatto. Ma denunciamo tutti, poi io denuncio tutti, denuncio tutti. Ha capito? Abbiamo gli avvocati. No, allora, di guerra ce ne sono abbastanza. Non denunciamo nessuno. Allora, Sara. Bene, abbiamo vinto ugualmente perché siamo arrivati. Guarda, c'erano le pompettine. Siamo arrivati abbastanza avanti, comunque, perché abbiamo aperto 3-4 pentole, perché Mirko Ioni, che io ho invitato a co-presentare la serata, sì, va bene. Bene. Ha suggerito male. Certo. Che cosa vuole? Un cofanetto di sughi? O una bottiglia di moretta? La moretta e il cofanetto vuole, Zara, tutti e due. E il buon impasto, tutto, dai. Gli dovete dare tutto a Sara, capito? Non si può. Io prendo il cofanetto e faccio la pasta.
con i funghi. Perché Sara mi piace, qual è la pasta che preferisce? Allora, dipende a seconda del tipo di sugo. Per esempio, con un sugo alla pescatora. Delle chitarrine. Chitarrine? Delle chitarrine con sugo alla pescatora, oppure cos'è un altro genere? Scopriceci. Scopriceci. Gallinella di mare. Volta, gallinella di mare. Va bene, potrà fare la pasta che preferisce. Grazie mille, dia pure il microfono a quell'essere che ha fianco a lei. Si accomodi qui perché la vita è la stessa. Partecipiamo poi a un altro gioco alla fine, eh? Prego, Mirko, allora, io avrei detto di condurre con me, però in allegria. In allegria, certo. In allegria. Chiamiamo il prossimo concorrente. Però lei fa una settimana in carcere, perché tu lei ti va a se mi aiuta a mettere sulla pentola, la gente può cambiare anche i coperti. A voi, mettiamo sulla pentola. La mette su lei? Devo spazzare qui, mi passo il coperchio, lo mettiamo di là, quello lo metta lì. Devo sistemare pure i bagni, lo mettiamo qua, lo mettiamo lì. Se lei chiama il concorrente, intanto cambia i coperti. Okay. Allora, adesso è il momento del prossimo concorrente, guarda! Venga pure, signora! Ecco qua, abbiamo la nostra nuova concorrente. Oh, buonasera signora! Vediamo che qui è una massa di fregoli. Isa. Viene da? Pesaro. È un piacere averla qui con noi questa sera. Mi dispiace che ci sia questa. Mi dispiace anche per me, signora. Questo purtroppo un gioco un po' così, capito? Va bene? Allora, prego, la facciamo appoggiare sul trono. Bella signora. Benvenuta. Bella signora, bella. Speriamo che ce la da lei stavolta, eh? Signora, possiamo... Mi raccomando. Io lancio la slot machine, dopodiché sta a lei scegliere una di queste pentole. Ci siamo? Slot machine! Cosa è uscito? Polenta alla marinara! Bene signora, allora il gioco ormai è chiaro, è molto semplice, lei deve scegliere una di queste pentole sperando di trovare la polenta alla marinara. E way. E way, e way, way. Vediamo, vediamo, vediamo. E way. Famo le robe fatte bene, fate le robe oneste, non fate sempre i soliti trafficoni. Almeno che c'è la signora qua del Pesaro. Ecco, essendo uscita la polenta della marinara, noi speriamo che lei l'abbia in questa pentola. Quindi andiamo ad aprire questi coperti e vediamo che cosa troviamo. Cattolica. Vediamo, vediamo, vediamo. Cattolica, ha detto la signora. Cattolica, cattolica, cattolica. Apriamo cattolica. Risotto ai frutti di mare. Bene, 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 ci siamo, signora. Possiamo andare avanti, piano, piano, con calma, vediamo. C'è il drive, faro, drive. Faro. La signora ha scelto il faro, vediamo, vediamo, vediamo. Lo apro così, anche io. E il fritto. Fritto in avanti. Spalciamo tutto. Resta, aspetti signora, resta il drive. Rimini. Ha capito lui, mi guarda prima, non fa briga. E Seringaia. Allora, cosa è uscito là? La polenta. Che cosa abbiamo qui? Non si sa. Io scelgo il drive. Lei sceglie il drive. Mi raccomando, Signora. La signora è fortunata perché abbiamo la moletta! Forza, forza, che ci siamo! A questo punto, aspetti, aspetti, aspetti signora, perché noi dobbiamo vedere che cosa abbiamo in queste pentole e scegliere una. Può anche cambiarla, può anche cambiarla. Io prendo il Senigallo. Beh, la signora è decisa. Che Senigallia è molto carina. Prende Senigallia perché Senigallia è carina, perché Senigallia è carina, perché la abbiamo. I santoncini! E proseguiamo, proseguiamo a questo punto, signora. C'è rimasto Rimini e... Basta. E questa? Eh sì. Le altre fatte tutte. Tutte fatte. E allora, Rimini.
Aspetti signora, perché lei può cambiare la pentola. Lei la può cambiare. La può cambiare. Che tensione. La cambia. Mi aiuti Mirko. La signora la cambia. Facciamo il cambio. Facciamo il cambio. E facciamo il cambio. E gli diamo rimini. Ecco qua. Aprendo la signora faticando, speriamo che lì ci sia. C'è la tensione che va con fin della violenza. E infatti qua ci sono le polpette e quindi la signora vince! La polenta! Abbiamo la polenta! Signora Venga, venga qui al centro, guarda lì centro, si faccia accompagnare da questo concorrente. La signora ha vinto tutto, ci ha fregata tutto. La signora che viene da Pesaro ha vinto. Può scegliere una bottiglia di Goretta con i tre bicchieri o un cofanetto di sughi da 6. Cofanetto di sughi da 6. Brava la signora. Anche alla signora piace la pasta. Questa signora che storia brutta, hanno vinto tutti i menù io stasera. Come a Sara, la precedente concorrente, io invito Sara, la concorrente di prima, prego, vieni qua, venga, 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 ora ti cedo anche lei. A questo punto si tratta, gioco finale, di nominare il peso dei conduttori della trasmissione, che siamo io, e a questo punto non c'è Flavio Vento, non abbiamo Greta Pedotti, ma abbiamo Mirko Ioni, Santinelli e La Rosa, in quattro. Quanto pesiamo? Quanto? Totale dei quattro presentatori. Quanto pesiamo per vincere due biglietti del prossimo spettacolo? Allora, Frisato è stato giù. Lo devo dire io. Dica. 680. Sì, 120 a testa. Di più. A testa. No, di più. C'è 50, 150 a testa. E io ho detto quello, 680. No, molto meno. Molto, molto meno. Ma la metà, direi. No, siamo io, lui, Daniele Santinelli e Rosa della Cieca. Diciamo che Santinelli, pressoché come lui, sia alto e magro e la Rosa della Cieca è molto più grassa di me. Ah, bella. 300 la signora, no, è di più il peso. Io dico 330. No. Però hai visto? A questo punto dichiamo Antonella! Dichiamo Antonella, siamo giunti alla fine di questa trasmissione, vieni Anto, un vassoio, ecco, alla signora, riesci a prendere la signora, un vassoio a me, bene, è ora di cena, noi ci accomodiamo qui, siamo al Pesce Azzurro di Fano per degustare i piatti di questa sera. Ci salutiamo, grazie a tutti, salutate. Io più la pentola come il risarcimento. No, signora, no, la deve lasciare. No, no, io la deve lasciare. No, io questa me la porto a casa. Ci vediamo. Pesce Azzurro Drive Medica. Sì, buongiorno. Vorrei 18 pasti da sporto, grazie. È una Marianne. Signora, ma chi c'ha a pranzo? Una squadra di calcio? No, sono in quattro. Quattro, sì. Ho sbagliato. Sì, gliela avanza tu. I mangiarò prima di gialette. Pesce Azzurro Drive, fatti guidare dal gusto.